Carissimi, siamo qui al santuario di Sant'Ignazio, proprio nella piazza dove c'è un panorama che definirei stupendo, e quest'oggi proseguiremo fino lassù. Vedete quelle due cime che sono in questo momento al centro dello schermo? Una è Punta Squalo e l'altra è Punta Serena, e andremo fin lassù. Sono uscito dal giro classico dell'Anello di Ovario e ora sto salendo di qua, da questa mulattiera di montagna con questi massi enormi, e sto andando su al Monte Serena. C'è un profumo, ragazzi, di resina e di fiori che è una cosa incredibile. Siamo arrivati a questo incrocio, Punta Serena, a 1163 metri, un bosco bellissimo. C'è un incrocio qui che sale in questo bosco di felci e betulle. Adesso andremo su di lì, un posto bellissimo. Poi dopo, adesso sono salito di qua, ma dopo dobbiamo scendere di qui, e qua c'è un bel saltino. Quindi ricordiamoci dopo di arrivare a tutta, così lo facciamo. In questo momento siamo in questo bosco di betulle stupendo. Sto salendo da questo sentiero molto ripido per arrivare su al Monte Squalo, che si trova in questa direzione circa, la punta di là. E il sentiero prosegue di qui. Ragazzi, ho il fiatone perché bisogna spingere, è troppo ripido. Se non hai un e-bike, di qui non sali. Veramente ripidissimo. Siamo arrivati su fino alla prima cima, su da questo sentiero appena accennato, ripido, alcuni tratti da spingere perché è troppo ripido e insidioso. Un bosco bellissimo, fitto, pieno di betulle. Qua siamo in cima, quota 1089 metri. Questa è la punta dello Squalo. Come potete vedere, il motivo per cui si chiama così è perché c'è questa roccia che sembra la pinna di uno squalo, che emerge veramente dal nulla, è bellissima. Vi faccio vedere anche di fianco, guardate le creste. A me più che uno squalo mi sembra la schiena di uno di quei animali preistorici, tipo il Tyrannosaurus. Mi sono arrampicato nel punto in cui si può salire a piedi per vedere queste rocce dall'alto. Ragazzi, sono veramente belle, molto caratteristiche, direi. Poi attenzione, perché di qua c'è uno strapiombo in mezzo ad altre rocce, a quale direi che non è conveniente cadere. Adesso sono andato dall'altra parte, ma le pinne di squalo, diciamo, sono di qui, ma è inaccessibile, è pieno di alberi e rocce. No, direi che per oggi va bene così.